mio saluto per tutta la comunità accademica, e per tutte le autorità, per tutti i docenti e dopo, come al solito, un saluto molto affettuoso a tutti voi, carissimi giovani, perché io ricordo sempre qualcosa che è molto salesiana, molto nostra, però che è un'evidenza. Voi siete il vero motivo per il quale tutti noi siamo coinvolti in questo bel progetto. Io penso che oggi veramente è più difficile per i ragazzi e per i giovani specialmente fare un cammino dove le cose siano facili. È più difficile che anni fa, è più difficile che anni fa. Dopo devo aggiungere che in altre parti del mondo o in tante parti del mondo dobbiamo riconoscere una grande mancanza di maternità e di paternità, specialmente di paternità, anche qui nell'Europa, anche qui nell'Europa. Allora, in questo senso, l'educazione in tutto il mondo e anche qui nella nostra università è un'opportunità perché ci permette di dare a tutti voi, cari giovani, quegli strumenti per fare un cammino con le proprie capacità, qualità, però anche con quegli elementi che possono aiutare veramente a discernere, a scegliere, a vedere come vengono le cose. Oggi per noi, specialmente salesiani e carisma salesiano, parlare di educazione è anzitutto capire che dobbiamo fare un cammino assieme a voi. E come ieri ha detto una giovane nel sinodo, non voglio che nessuno dirigia la mia vita, però ho bisogno di avere accompagnanti per fare un cammino insieme. Mi sembra veramente bellissimo. Allora, come ho detto, oggi più che mai abbiamo bisogno di fare questo cammino. E io chiedo a tutta la comunità educativa, specialmente a docenti, di offrirvi una grande qualità e eccellenza nelle sue riflessioni, nell'offrirvi la scienza. Ma una università salesiana non sarà tale se non facciamo e non, se non si fa un cammino assieme, giovani educatori, educatori docenti giovani. Coraggio allora.